cara amica, scrittrice e giornalista, che ha scritto un libro, ma ora non vorrei dir troppo perché non spetta a me, io lo trovo eccezionale. Si chiama Il peccato chiama peccato, e se posso permettermi c'è un'introduzione di Gaetano Sabateri che dice: guardai sotto di me, io non c'ero più, sono il bambino con il camice macchiato di sangue, steso su un freddo tavolo di metallo. Darei la parola a Isabella Pieri. Grazie. Tutti assieme furono 14 anni di inferno senza che lei lo sapesse. Per la gran parte di quegli anni la sua esistenza trascorse in uno stordimento così profondo che era quasi morte, e in più di un'occasione si sentì quasi certa che la sua vita non stesse veramente accadendo, che presto o tardi si sarebbe svegliata per sbadigliare e sbranchirsi con la grazia di un'eroina in un cartone di Walt Disney. Quest'idea cominciò ad affiorare più spesso dopo che lui la picchiava così selvaggiamente da costringerla a letto qualche tempo per riprendersi. Nel 1985, l'anno dell'aborto spontaneo, era successo una decina di volte. Il settembre di quell'anno, in seguito agli interventi di Norman, aveva visto il suo secondo e ultimo viaggio in ospedale, tossiva sangue. Per 3 giorni lui aveva temporeggiato sperando che smettesse, ma quando aveva cominciato invece a peggiorare, le aveva spiegato bene cosa dire, le spiegava sempre bene cosa dire e l'aveva portata a St. Mary. Ho deciso di incominciare il mio intervento leggendo un brano tratto dal romanzo Rosemary di un grande della letteratura internazionale, Stephen King, perché questo romanzo tratta di un grave caso di violenza sulle donne. Questo perché quando mi è stato proposto di partecipare a questo convegno, non solo come lettrice ma anche come scrittrice, mi sono posta il problema di come venga trattato il tema della violenza sulla donna nella letteratura poliziesca. Questo perché io sono una giallista, quindi è la mia prospettiva. La letteratura poliziesca raduna numerosi esempi di femminicidio e di violenza sulle donne e è stata ingiustamente etichettata per decenni come un genere letterario di serie B, mentre negli ultimi anni è diventata progressivamente un contenitore di problemi sociali e uno specchio della realtà. Farò quindi una veloce carrellata di romanzi polizieschi che ho letto in cui le scene di violenza contro le donne mi hanno colpito particolarmente, per concludere con il mio romanzo più recente, Peccato chiama peccato. Per quanto ho potuto osservare, differenti sono i modi in cui gli scrittori di gialli delle diverse aree geografiche affrontano l'argomento della violenza sulla donna. Nella letteratura statunitense, per esempio, questo topos letterario è molto presente. Ad esempio, nel brano che vi ho letto in apertura, Stephen King descrive il femminicidio con un'attenzione molto forte alla fisicità della donna e in Rosemary, quindi, il maestro descrive un caso di violenza domestica continuata dove una donna, Rose, riesce a ribellarsi solo dopo 14 anni e solamente dopo che ha perso il proprio bambino a causa dei maltrattamenti. La visione femminile, invece, delle gialliste nordamericane, quelle che ho letto, è differente. Ad esempio, Karen Slaughter trova la ragione della lesione della violenza sulla donna nell'eros e non nella pazzia, come invece fa Stephen King. Descrivendo quindi il femminicida come un uomo, non come un pazzo. Quasi quindi volendoci trasmettere il messaggio che qualsiasi uomo, seppur normale apparentemente, possa diventare un assassino di donne. La stessa concezione si ritrova anche per esempio in un altro giallista, Carol O'Connell, che però mette in luce un altro aspetto, ad esempio nel suo romanzo Amanda e Morta nel parco, cioè la coscienza che l'atto sessuale venga identificato come un atto che viene commesso sempre dalla donna di facili costumi e qui quindi viene a rilievo il sessismo, perché è comune nelle gialliste
Venezia è la considerazione che di questa croce che si portano dietro le donne, cioè che le donne possono essere divise fra donne buone che si sposano, che fanno famiglia, e invece donne di facili costumi che pensano solo alla carriera e che tendenzialmente non si sposano, quindi donne egoiste. Colpisce inoltre nei libri scritti da queste due scrittrici che vi ho citato l'uso di un lessico pesante nel descrivere le donne, con epiteti appunto molto brutti, che ci fa pensare comunque che la loro concezione dell'uomo sia quella di una persona in cui è radicato un forte sessismo. Nella letteratura invece giallistica del Nord Europa il focus è più che altro il tema dominante della violenza domestica, che viene intesa non solamente come violenza di coppia ma anche come incesto. Ad esempio, nell'Ipnotista di Lars Ketter la donna sopporta la violenza domestica per evitare la disgregazione della famiglia. In particolar modo il personaggio di Kipling sopporta di essere molestata e violentata ripetutamente dal fratello perché teme che lui possa ucciderne il cane e la sorellina Knitte. Nello scrittore del Nord Europa però vediamo che la donna vittima di violenza si riscatta. Perché si riscatta da questa violenza? Perché giunge a salvare altre donne, come accade nell'Ipnotista, dove uno dei personaggi principali salva Simone, la moglie dell'ipnotista, e Stieg Larsson, nella celebre trilogia di cui tutti abbiamo notizia, in cui il personaggio di Lisbeth Salander riesce a vendicarsi uccidendo il proprio tutore, che era stato il suo cugino. La letteratura del Sud Europa invece ha un approccio più soft alla tematica. Ad esempio, la scrittrice francese che a me piace molto, Vargas, nella seconda trilogia Adalberg, tocca il tema del femminicidio in maniera molto pacata, descrivendola senza epiteti volgari. Infine, nel romanzo più recente che ho scritto, Peccato chiama peccato, i personaggi femminili sono riconducibili invece a varie categorie di quelle che vi ho citato prima. Abbiamo donne molto indipendenti, autonome, sicure di sé, abbiamo invece delle donne che amano troppo, oggetto di violenza, e delle donne che vengono sfruttate. Tutti questi personaggi femminili si muovono sullo sfondo di una storia che nello specifico ha a che fare però con la tratta degli esseri umani, in particolar modo dei bambini, a scopo di pedofilia, perché sostanzialmente il mio romanzo prevalentemente parla di questo argomento. La storia si ambienta fra Belgi e Zurigo e si apre con la brutale uccisione a San Carlo di Cese di un ricercatore di fama internazionale, Mario Vigenti Morkov, ricercatore medico, e della sua compagna Diana Kelicikan. Per quanto riguarda invece i personaggi femminili di donne che subiscono violenza, un personaggio colpito da questa violenza è in particolar modo quello di Svetlana. Svetlana, del Peccato chiama peccato, è una donna semplice, una donna che è venuta dall'est Europa per lavorare onestamente e che invece si ritrova insultata quotidianamente e picchiata dal proprio convivente connazionale. Vi leggo un brano che parla di lei. Lei non lo degnò di uno sguardo, continuando a sistemare il frigorifero. Lui allora accese il fornello a gas. Bisognava che quella donna lo rispettasse. Appoggiò per pochi istanti la lama di un coltello sulla fiamma. Giunse dietro la donna, la strattonò per un braccio, glielo scoprì dalla manica, prese il coltello e lo appoggiò sul polso. Si udì un grido. Svetlana, per il dolore, pianse. Un giorno qualcuno te la farà pagare cara. Corse ad aprire l'acqua fredda e se la versò sul braccio. Cerepovic, come se nulla fosse accaduto, continuò a parlare. Nel frattempo la donna, seduta su una sedia impagliata, guardava sconfortata la macchia rossa che la lama aveva marchiato sulla sua pelle e che bruciava come se avessero acceso un fuoco sotto la sua carne. Piangeva. Cerepovic afferrò una sedia e si sedette vicino a lei. Tu ascolta, devi solo stare a casa di un uomo qualche giorno, ora ti dico chi. Svetlana rimase in silenzio per un attimo, poi disse in tono lamentoso fra le lacrime: io non sono puttana, capito?
Ecco l'indirizzo. No, puttana, donna delle pulizie, continuò lui, avvicinandosi a lei con la sedia. Svetlana istintivamente si allontanò. Io ho troppo lavoro, non ho tempo per un'altra casa, replicò infine lei. Ti ho portata qui io, dalla Russia, con documenti falsi. Io ho dei documenti in posto segreto, tu obbedisci, altrimenti... E fece per alzare la mano, come per dare uno schiaffo. Poi si sedette nuovamente e riprese a parlare in tono calmo, come se nulla fosse. La violenza che colpisce Svetlana è causata dal suo stato di soggezione psicologica, di isolamento sociale. Questo perché Svetlana non è solamente straniera, ma è una straniera che è arrivata in Italia illegalmente, nonostante le intenzioni fossero buone, cioè quelle di fare un lavoro onesto, e che quindi si ritrova ricattata da un convivente che appunto detiene i suoi documenti e che la costringe a commettere degli illeciti, proprio ricattandola. Una donna invece libera, presente nel peccato, chiama peccato, è Berta Russ. Berta Russ è una escort che si è affrancata dalla violenza maschile solo parzialmente, con l'indipendenza economica, cosa che però non vale ad affrancarla dagli abusi degli uomini che comunque tentano di approfittare di lei e, purtroppo bisogna dirlo, dai giudizi negativi delle altre donne che emergono da tutto il libro. Berta Russ viene condannata dalle altre donne perché viene ritenuta di facili costumi. Infine, poiché l'amore non è solamente criminale, ma per fortuna esistono anche gli amori veri, volevo leggervi un altro brano tratto dal mio libro, che in cui riconoscerete Peggy, e che parla di amore vero. Il sole splendeva ridente sul mare di Peggy. Dalla terrazza dell'hotel Miramare, Higgins osservava la macchia vivente di acqua blu, schiumare come un'immensa bocca. I suoi occhi si spostarono più in basso, verso una grande agave fiorita che, dal cuore delle sue foglie spinose, aveva partorito una specie di enorme asparago. «Straordinario, vero?» disse una voce alle sue spalle. «C'era un'altra che ha fatto un fiore, più avanti, sulla passeggiata, sul belvedere Guglielmo Salvi. Dovrebbe andarci, si vede tutta Genova dal mare!» Higgins si girò. A parlare era stata una donna dai lunghi capelli scuri. Lui non le rispose, ma lei insistette a parlargli. «Si ferma molti giorni qui?» «No», rispose laconico, il capo della polizia di Zurigo. I suoi occhi celesti, cristallini come quelli di un cane, parevano essere finiti per caso sul viso di quell'uomo, così riservato e scontroso. Il vento scosse i pochi capelli chiari che gli erano rimasti in testa, che lui si ostinava a pettinare in avanti, creando una corta frangetta sulla fronte spaziosa, anche quella irrimediabilmente pelata. Si udì una voce dal fondo delle scale. «Marta, raccogli i bicchieri, vieni giù!» «Allora, arrivederci!» si congedò lei con un sorriso gentile. A Higgins sembrò di nuovo che gli occhi di quell'italiana sorridessero. Aveva di nuovo sognato Marta, sua moglie. Da 2 anni non ne aveva notizie. 2 anni erano passati da quell'operazione di polizia contro alcuni trafficanti di droga, poi le minacce, il rapimento del figlio di un collega e di Marta, per il cui rilascio i trafficanti chiedevano la droga sequestrata. Concludo con alcuni ringraziamenti. In primo luogo ringrazio mia zia, Luisa Pavesio, che ha utilizzato tutta la sua esperienza del direttore dell'Istituto Italiano di Cultura sempre nel motivarmi a scrivere, e aiutandomi anche a correggere libri e in tutte le fasi promozionali, anche nei momenti di sconforto, perché scrivendo esistono anche quelli. Ringrazio inoltre Piero Rosati, un presidente della Lega Nazionale della Difesa del Cane, a cui non ho ricavato di questo romanzo, perché ha creduto in questo progetto. Ringrazio inoltre il colonnello dei RIS di Roma, Luigi Ripani, che mi ha fatto addentrare nelle meraviglie delle indagini scientifiche e soprattutto mi ha fatto entrare nei laboratori del RIS di Roma, facendomi riconoscere. Infine, anche
anche il giornalista televisivo Gaetano Sabatteri, che ha creduto nel romanzo tanto da scrivere la prefazione del peccato chiama peccato. Ringrazio tutti i lettori, critici e non, perché un romanzo non esiste se non ci sono i lettori. E infine, da ultima ma non per ultima in livello di importanza, ringrazio caldamente la dottoressa Francesca Buffa per l'opportunità che mi ha dato di essere qui oggi. Grazie.